vogliamo dire che abbiamo creato un po' tutti nell'opinione pubblica delle aspettative tali nei confronti di Mario Draghi che finiscono per danneggiare noi stessi, Draghi e tutto il governo. Abbiamo scritto per mesi e mesi su tutti i giornali, arriva il santo, arriva l'uomo che con l'imposizione delle mani metterà a posto tutta la vostra situazione. Chi più modestamente cercava di spiegare, guardate che la situazione italiana è un pochino complicata, non basta mettere il migliore per sperare di uscire così da questa storia. E spiegava anche, guardate che molti che tifano il migliore, tifano perché vogliono mettere le mani sul recovery fund, il motivo per cui la Lega sta al governo e il motivo per cui tante organizzazioni padronali, industriali, ma non solo, tifavano per questo signore, che è il migliore, io lo ammetto, è il meglio che abbiamo, è il migliore che possiamo mandare all'estero per trattare, è verissimo, però non è in grado di fare miracoli. Tant'è vero che cosa accade paradossalmente? Cioè, Accade dici tu che non è uno paradossalmente che, sciamano, non basta l'imposizione ragazzi, delle mani di purtroppo Draghi. dobbiamo dire la verità. Purtroppo la verità è questa qua. E la verità è anche un'altra, che finché cambiando le cose in corsa, tutto si complica. Tant'è vero che fino a un mese e mezzo fa l'Italia era tra i primi posti in Europa per quantità di vaccinazioni. Poi si è cambiato in corsa cose che dovevano essere cambiate e sono sorti a ulteriori problemi, cose che non dipendono né da Draghi né da nessuno. Sia chiaro, sarebbe un pazzo qualcuno che desse la colpa al governo per il fatto che non arrivano i vaccini, eccetera. Ma vogliamo dire però che ci sono regioni ben governate dal punto di vista della sanità dove i vaccini vengono fatti come in Lazio, ma come in Piemonte, perché non è una questione di colore Come la politico, Campania anche, per grazia di Dio. la Campania, e regioni invece dove la situazione è pessima perché ci sono dei governanti che si sono dimostrati inadeguati e facciamo dei nomi. Sappiamo quello che è successo in Lombardia, per esempio. Dobbiamo, ecco, certo, ha ragione Fontana, meglio che siano tutti al governo, perché almeno ci evitiamo quel vociare che abbiamo assistito durante i mesi precedenti. Ogni provvedimento del governo c'erano 14 regioni di centrodestra che urlavano, metà delle quali governate alla prova dei fatti da signori che non sapevano gestire la loro sanità regionale. Almeno questo ce la siamo Allora, scusatemi. risparmiata. Ma per il resto facciamo un po' tutti autocritica. Abbiamo venduti agli italiani l'arrivo del santo. Sapevamo che non era possibile e adesso lo stiamo semplicemente mettendo in difficoltà. Perché diciamo, cavoli, quello che avevamo detto che era un santo non fa i miracoli. Ma guarda un po'.